Ciao a tutti, ho deciso di fare questo video perché sono tornata da poco in Calabria, dopo essere stata più o meno un anno a Pisa e adesso più che mai mi sono resa conto, diciamo, di come sia diverso l'ambiente qui in Calabria, nonostante io sia, diciamo, molto attaccata alla mia terra. Sicuramente c'è un maggiore attaccamento alla tradizione del passato, sarà anche per il fatto che sicuramente qua è presente ancora un maggiore attaccamento alla Chiesa, più che alla Chiesa, alle tradizioni antiche della Chiesa. Senza rendersene conto, sparano sentenze, comunque giudizi su persone che neanche conoscono. Poi qua più che mai in questi paesini comunque si parla e si sparla di qualsiasi cosa. Già comunque mi sento fissata da tutti, già solo per il colore dei capelli, voglio dire, una cavolata, però comunque per il fatto che ho capelli grigi, azzurri, non so neanche io di che colore abbia i capelli, però comunque sicuramente la gente ti fissa e ti guarda in un altro modo, mentre lì magari c'era chi mi fermava per farmi dei complimenti, probabilmente mi prendeva anche in giro, però almeno non mi sentivo tanto diversa, diciamo. E comunque sia, vabbè, penso di aver un po' scoperto l'acqua calda, una cosa risaputa, però adesso che sono qui mi rendo conto comunque dei problemi che stavo vivendo anche prima, nel senso che tra l'altro conosco molte persone, degli amici che comunque non riescono neanche a fare coming out con i genitori e pensano di non farlo mai proprio perché se lo venissero a sapere, insomma, passerebbero dei grossi guai. Soprattutto non tanto per la cosa in sé, ma proprio perché comunque i parenti, i genitori hanno paura che poi sia in città che nei vari paesi si possa sparlare, quindi la gente possa essere molto cattiva. Sempre consapevolmente, però proprio questo che è questa ignoranza che secondo me va proprio a nuocere vittime, diciamo. Comunque sia, sto facendo, diciamo, un elenco delle frasi, delle battute omofobe che sto sentendo in quest'ultimo periodo. Già in una settimana e mezzo sono arrivata già a 3, quindi direi che è un ottimo risultato. L'ultima che ho sentito riguardava, diciamo, i drammi dei genitori, nel senso che per un genitore poteva essere un dramma, diciamo, avere un figlio gay o un figlio delinquente. Io ancora sto cercando di capire quale sia, diciamo, il nesso tra l'omosessualità e la delinquenza, però anche perché io non penso di aver mai fatto, non penso di essere stata mai una cattiva figlia, non ho mai creato problemi ai miei genitori, non ho mai fumato nulla e non bevo alcolici, tra l'altro, quindi non riesco proprio a comprendere quale sia il nesso. Ma non c'è solo chiusura mentale da parte, diciamo, dei più anziani, ma secondo me anche dei giovani. Cioè, è difficile comunque fare coming out qua. Anche magari gli amici mi hanno riempito di domande. Sempre domande, diciamo, banali, però comunque mi sono sentita un po' considerata come un caso strano. Ah, tra l'altro io penso di aver visto in tutti questi anni una o massimo due coppie gay. Ma questo non vuol dire che qui manchino, diciamo, persone dell'ambiente LGBT, vuol dire soltanto che tutti cercano di nascondere il loro essere. Questa cosa è sbagliatissima, perché hanno paura di essere giudicati, di essere trattati male. E secondo me questa è una delle cose più terribili. Beh, io non me la prendo più di tanto, quindi mi dispiace solo non poter rispondere, perché qua comunque di me non sa nessuno niente. E non poter rispondere, diciamo, a queste persone, a queste battute cattive solo perché potrei mortificare i miei genitori, questa cosa mi dà un po' fastidio, quindi forse più che altro, forse per questo che sto sentendo maggiormente qua, mi sento maggiormente sotto pressione, perché comunque essendo da sola potevo fare tra virgolette quello che volevo, potevo rispondere a quello che volevo, qua comunque devo sempre fare attenzione perché la situazione, insomma, non è delle migliori e quindi e ne devo stare un po' zitta. Comunque sapere voi che cosa ne pensate, se è vero che ci sono anche nell'ambiente LGBT, diciamo, queste grosse differenze tra il nord e il sud Italia, o comunque è solo una mia sensazione, diciamo.
Spero che il video vi sia piaciuto, comunque datemi dei consigli, dei suggerimenti su qualche tematica da poter trattare e in questi giorni comunque mi riprenderò anche a fare qualche esplorazione urbana e caricherò qualche altro video, probabilmente riproverò ad andare allo zuccherificio di Lamezia Terme. Grazie mille, vi saluto, ciao ciao!